Remo, come stai? Bene, fa caldo. Fa caldo? Fa caldo a Roma, vorrei stare al mare. Oh, ma tu dove dormi? A Caritas. A Caritas. Quanto tempo è che ci conosciamo? 2 o 3 anni. Sei 2 o 3 anni, Remo, sono almeno 7 o 8 anni. Dannaggia. Meglio meno, grazie. Grazie mille. Senti, ti volevo dire una cosa. Lo sai, noi ci conosciamo da tempo, ma ci sono cose che non sai di me. Sta per uscire un mio libro di poesie. No, ti volevo dire, queste poesie sono poesie dedicate senza dimora alle persone che non hanno casa. Come devo fare? Devo andare là? Dove andare? No, volevo solo chiederti se per te è una cosa utile. Sì, dammela a me pure, ma leggo. La leggi? Ma sono tante. Una? Sì. Non di più. Ma l'ultima domanda. Secondo te è utile fare un libro di poesie dedicate alle persone senza casa? Sì. Per dare una mano, per aiutare il prossimo. Per sensibilizzare sul tema. Sensibilizzare e aiutare il prossimo. Vabbè, ma non mi ti vedo convinto. Come? A me date una mano pure a me. La carità. Ma è meglio un albergo con le donne. Bravo, bravissimo. Champagne. Ok. Ah, vuoi una mano specifica? Vedo. Champagne. Neanche no. Mai chiesto come si intitola. Libro delle poesie. No, c'ha un titolo. Le mie poesie. No, si intitola La magnitudine dell'indigenza. Ah, è difficile. Difficile, eh? Difficile la parola. Tipo? Ripetila. È difficile. È difficile, non mai. La magnitudine dell'indigenza. La magnitudine dell'indigenza. Indigenza. Non ti convince sto titolo. Dell'indigestione. Dai, poi quando esce te lo porto. Sì. Tanto ti becco. Sì. No, una poesia, sono tante, devi leggerne più di una. Vabbè, portami un paio. Un paio, vabbè. Te ne stampo due e te le porto. Oh, Remo, grazie. Niente. Ciao.